In una difesa che dovrà cercare di essere più ermetica di quella dello scorso anno ci sarà Marco Perrotta, il centrale classe 1994 e uno dei tanti giovani giunti alla corte di Domenico Toscano. Ad Avellino, per dimostrare il suo valore in cadetteria, arriva in B con un anno di ritardo, considerando che l'aveva raggiunta con la maglia del Teramo prima che fosse revocata la promozione agli abruzzesi. Dotato di una grande progressione, Perrotta ha rischiato di esordire nel secondo campionato nazionale appena 17enne con il Pescara, società che ne detiene il cartellino, quando Zeman, che lo teneva in forte considerazione, era pronto a lanciarlo nell'emergenza contro l'Albino Leffe. Debutto saltato a causa di infortunio, con Bianchetti che prese il suo posto. Nel gennaio 2013 il passaggio alla Paganese Lega Pro, 36 presenze in una stagione e mezza, prima dell'esperienza biennale al Teramo, dove giocando con l'irpino Ivan Speranza ha collezionato 65 gettoni con 3 gol all'attivo. Un giocatore su cui i biancazzurri puntano molto per il futuro e che agli albori della sua carriera aveva suscitato l'interesse dei grandi club come Roma e Milan, ma anche di altre società di massima serie come il Palermo, un predestinato che ha vestito la maglia azzurra dell'Under 19.